Questa mattina al CSM si è svolta l'audizione del procuratore capo di Bari, Antonio Laudati, accusato dall'ex PM Giuseppe Scelsi di aver rallentato l'inchiesta sulle escort portate nelle residenze del premier Silvio Berlusconi. A seguito delle accuse mosse da Scelsi, ora sostituto PG a Bari, Laudati è stato indagato dalla procura di Lecce per abuso d'ufficio, favoreggiamento e tentata violenza privata. Inaugurato stamani nell'Istituto Euclide di Bari l'anno scolastico 2011-2012, il servizio di Cristina Ferrigni. Gli studenti baresi si rivelano i nuovi cervelli della matematica, lo confermano i dati dei test Invalsi dell'anno scolastico 2010-2011 distribuiti dal Ministero dell'Istruzione nelle scuole italiane e sono proprio gli alunni delle scuole primarie a conquistare la palma d'oro rispetto agli studenti delle elementari di tutta Italia. Con questo messaggio il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale ha voluto dare avvio al nuovo anno scolastico nell'Istituto Euclide di Bari. Siamo molto contenti, i nostri ragazzi hanno il bernoccolo della matematica ed è quello che ci vuole per il futuro e quindi dobbiamo essere tutti molto orgogliosi di questa scuola, non dobbiamo pensare alle cose che non vanno. Tra le criticità del sistema scolastico in Puglia, come è noto, c'è l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza dei plessi, per i quali sono stati previsti più di 66 milioni di euro di finanziamenti. Altro problema riguarda la precarietà dei docenti e del personale amministrativo che ha dovuto fare i conti con i tagli del governo. Le criticità le conosciamo tutti. L'edilizia, però ci sono 66 milioni di FESR che ci aiuteranno, pare che ci sia anche un bando nazionale per un centinaio di milioni per l'edilizia scolastica delle regioni del sud. In che modo i tagli del governo hanno influito sui contratti per la docenza in Puglia? Siamo partiti con 2.241 tagli e invece ne abbiamo 1.007 e poi ci sono state tutte le immissioni in ruolo, 1.900 immissioni in ruolo, 2.500 personale ATA, cioè c'è stata una bella iniezione di energie nuove nella scuola. La cronaca, un uomo con mossa fulminea apre lo sportello del taxi su cui viaggia una turista russa e le sottrae la borsa contenente 200 euro e passaporto. È accaduto nella serata di ieri in corso Vittorio Veneto all'altezza della congiuntura con via Brigata Bari. Il malfattore è riuscito a darsi alla fuga a bordo di un'Alfa 164 di colore blu guidata da un complice fuggendo in direzione della Fiera del Levante. Sono in corso indagini della polizia. Cambiamo argomento. In Italia è opportuno costruire centrali nucleari per produrre energia? Lo abbiamo chiesto a Hiroshi Yasuda, uno degli scienziati impegnati in prima linea nella gestione delle emergenze del monitoraggio dell'ambiente dopo l'incidente atomico di Fukushima. Sentiamo cosa ha dichiarato in questa intervista a Cristina Ferrigni. Il problema è essenzialmente legato alla quantità e alla necessità di produrre energia. L'importante è comunque avere un buon livello di sicurezza. Questo dipende anche dalla estensione del paese. Un paese piccolo, per un paese piccolo passare alle energie verdi può significare un impegno, un'occupazione dello spazio libero per poter installare pannelli per la produzione di energia elettrica, quindi è fondamentalmente un problema di costi-benefici. Quali sono le aree del mondo dove si potrebbero costruire centrali nucleari in sicurezza? Il problema non è tanto legato alla presenza, alla localizzazione della centrale in sé per sé, quanto al fatto che in seguito ad un eventuale incidente la zona può diventare molto ampia, specialmente legata alla migrazione dei radionuclidi per effetto del vento. Quali sono i pericoli connessi con gli incidenti nucleari? Fukushima ci insegna. Prima la contaminazione di grandi aree nei pressi della centrale nucleare di Fukushima. Attualmente l'incidente è ancora in progresso. Nonostante l'incidente sia ormai esaurendosi, comunque c'è la popolazione che è ancora esposta ad un alto livello di radiazioni. I residenti che soffrono dalla impossibilità di tornare nelle loro case e comunque non possono alimentarsi, non possono utilizzare tutti gli alimenti presenti nella zona perché il livello di contaminazione è molto alto.
L'assessore al Mediterraneo Silvia Godelli ha presentato questa mattina alla stampa la mostra di manifesti originali cinematografici di proprietà della regione, allestita nella Mediateca regionale in via Zanardelli a cura del Servizio Cultura e Spettacolo. Tema della mostra i 150 anni dell'Unità d'Italia, con una selezione di manifesti relativi a film sull'argomento. Passiamo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Cielo poco nuvoloso, temperature comprese tra 21 e 27 gradi, venti di tramontana, mari mossi. Vi ricordo come di consueto i nostri indirizzi internet www.telebari.it e radiobari.net. E ora vi lasciamo con un'intervista speciale all'amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, ospite ieri del dibattito organizzato dal PD. Crisi economica e manovra finanziaria, alcuni dei temi affrontati. Per noi Alessandra Bucci. Grazie per averci seguito. Le ha detto, la crisi sembra quasi sia arrivata come un fulmine a ciel sereno, significa che la manovra è stata troppo tardiva? La manovra è stata molto tempestiva e molto urgente, è stata fatta sull'onda dell'emozione di alcune suggestioni. La crisi dura da molto tempo, ci eravamo illusi che fosse finita, abbiamo sbagliato ad illuderci, avremmo fatto bene a lavorare, a pensare che era appena gli inizi e dalle imprese e dai governi si sarebbe trasferita sulle spalle delle famiglie. La manovra non prevede sostegno alle imprese, allora in questa crisi congiunturale quali sono gli strumenti e le finanze a disposizione delle imprese per poter operare? La manovra non prevede percorsi, strumenti e sostegni alla crescita. Il governo sta pensando di metterli in campo nei prossimi giorni, aspettiamo di vedere quali saranno. Il governo però ha una batteria di strumenti, quasi tutti gestiti da Invitalia, che hanno a che fare con la possibilità di sostenere la crescita dimensionale delle imprese che vogliono investire, come purtroppo in questa fase di crisi sempre meno accade, soprattutto nel sud. Ecco, parliamo ancora di sud, lo sviluppo del turismo sulla base delle risorse destinate al mezzogiorno, che ruolo si ritaglia? Il turismo è la prima leva strategica per provare a rilanciare sostenibilmente il mezzogiorno. Mi pare che se ne parli tanto, si discuta tantissimo, ma ce ne si occupi davvero poco. Sarebbe il caso di cominciare a farlo. In questo momento storico, quali mercati bisogna guardare che sono capaci di attrarre investimenti? Il nostro mondo è cambiato assolutamente, il denaro e la capacità di investire è in possesso di popoli molto lontani da noi, che hanno storie, abitudini e percorsi decisionali molto diversi dai nostri e che vivono in luoghi molto diversi da quelli nei quali pensavamo vivessero fino a 10 anni fa. Pensiamo ai paesi del Golfo, pensiamo ad alcuni paesi dell'Asia e ormai pensiamo ad alcuni paesi del Sud America. Lei ha provato a dare una ricetta per contrastare questa situazione economica? Ma non ci sono ricette, altro che sarebbe opportuno guardare al passato. Le crisi si ripetono quasi sempre uguali, al di là della coreografia, delle suggestioni che a volte ad arte vengono inserite per capirle. Non è questa la prima crisi che attraversa il mondo moderno e non sarà l'ultima. Basterebbe vedere come meglio di noi altri paesi hanno risolto quelle del passato.